E adesso andiamo da Greta per parlare di pesca e sostenibilità. Benvenuti nella laguna di Lesina. Qui con me c'è la dottoressa Lucrezia Cilenti, vera e propria sentinella di questa laguna. Lesina è famosa fin dall'antichità per le sue anguille, pensa che era meta speciale per Federico II di Svevia, che amava degustare questo prodotto lagunare. Tu e i tuoi colleghi avete promosso un'iniziativa molto importante. Di che si tratta? Un progetto si chiama Catch Up Fish e mira al monitoraggio del pescato della laguna di Lesina, perché vogliamo innanzitutto vedere se questa pesca è sostenibile e anche stimare quello che è considerato prodotto di scarto, pesce di piccola taglia, seppur commestibile, oppure pesce rovinato, oppure pesce che non ha valore commerciale. Francesco sta salpando adesso il bertovello, che è questa trappola per annessa alla paranza, che appunto cattura il pesce perché non ha più via di uscita. Abbiamo delle anguille, il Carcinus estuari, che è il nostro granchio verde, delle piccole acciughine e questa massa gelatinosa. Questo è un ctenoforo, si chiama volgarmente noce di mare, si intravedono come delle strutture chitinose che emettono fluorescenza durante la notte. È un predatore vorace dello zooplancton, va a togliere il cibo ai piccoli pesci. Questo cos'è? E questo è il famoso granchio blu, che ormai si è stabilizzato qui nella laguna di Lesina. È un predatore voracissimo che ha colonizzato l'intera laguna. È bellissimo. Molto bello, tanto quanto pericoloso e impattante sia per la pesca che per gli attrezzi da pesca. Siamo qui per vedere da vicino il granchio blu che abbiamo già visto prima in laguna. Ma da dove vengono e soprattutto come ci sono arrivati fin qui? Quindi il granchio blu proviene dalle coste atlantiche del Canada e si estende fino alle coste nord dell'Argentina. E arriva fin qui. Il vettore più acclamato sono le acque di sentina delle grandi navi. Incamerano acqua e con quest'acqua incamerano di tutto, quindi dai virus ai batteri fino ai crostacei decapiti, quindi le larve di questi organismi. A causa della tropicalizzazione del Mediterraneo hanno trovato un ambiente idoneo al loro ripopolamento. Ma come mai tenete i granchi blu in queste vasche? Noi stiamo provando in queste vasche a produrre qualcosa che sia economicamente vantaggioso, e cioè la moleca. In quella fase, che è la fase di muta, il granchio ingrandisce per due volte il suo peso e la sua dimensione. E questa, per esempio, è una femmina che ha appena fatto la muta ed è morbida. In questa fase il granchio ha un valore commerciale, pensate, di 70 euro al chilo sul mercato. E considerate che un granchio di queste dimensioni può arrivare a pesare 400 grammi.